L'avvocato Pietro Amara è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta sull'ex Silva coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza e nella quale è coinvolto anche l'ex procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo. C'è anche il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Trani che oggi ha portato all'arresto di 16 persone. I reati contestati a vario titolo sono turbativa d'asta, corruzione, falso, depistaggio e peculato. C'è anche un pezzo importante di Puglia che ha contribuito alla sperimentazione del nuovo farmaco per aiutare i malati di Alzheimer. Alla ricerca ha contribuito l'equipe del professore Giancarlo Logroscino, luminare barese della neurologia e direttore del Centro Malattie Neurodegenerative di Tricase. Edizione della sera della nostra edizione regionale. Iniziamo subito dal ministro Garavaglia, vice ministro del Turismo alla Camera di Commercio di Tarato, su invito del commissario straordinario Gianfranco Chiarelli, ha incontrato le istituzioni locali e regionali nella cittadina delle imprese. Da parte del governo c'è la massima attenzione nei confronti dello sviluppo del turismo nell'area ionica, lo ha detto il ministro Onorevole Massimo Garavaglia, che prosegue il suo tour in Puglia con una visita alla Camera di Commercio di Taranto. Il futuro del turismo in Puglia. È stato questo il tema dell'incontro, la presenza delle autorità locali. Ospiti del Commissario della Camera di Commercio di Taranto, Gianfranco Chiarelli, l'assessore regionale Brai, il presidente della provincia Gugliotti, il sindaco di Taranto Melucci. Una città come Taranto che punta sul turismo deve avere forse un'attenzione particolare soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti da parte del governo qual è il suo parere? Ma innanzitutto ce l'ha un'attenzione particolare perché come sa il Sar sindaco eh, ci siamo già incontrati più volte il governo ci tiene particolarmente a, a Taranto e a aiutare questo rilancio con una nuova missione che si affianca a quelle tradizionali. Il turismo nuovo si basa sulla sostenibilità e Taranto può essere un esempio proprio emblematico di come mettere questa idea a farla diventare un fatto concreto. Solo nel settore del turismo specifico abbiamo messo quasi 2 miliardi, 1 miliardo e 8 miliardi, che però con l'effetto leva diventano molti di più, quasi 3 Proprio per la sostenibilità, la, la riqualificazione delle strutture ricettive di ogni tipo, e quindi già questo è, è una piccola grande cosa. E l'avvocato Pietro Amara e il poliziotto Filippo Paradiso sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza perché accusati di aver messo in atto un'incessante attività di raccomandazione, persuasione e sollecitazione in favore del giudice Carlo Maria Capristo. Sentiamo. Nuove misure cautelari sono state notificate dai magistrati di Potenza all'ex procuratore di Taranto Carlo Maria Capristo e all'avvocato siciliano Pietro Amara arrestato oggi dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un filone dell'inchiesta che riguarda anche l'ex Silva di Taranto. Per l'ex capo della Procura Ionica è stato disposto l'obbligo di dimora a Bari, per Amara il carcere. Si parla di presunti favori a un imprenditore nei rapporti di lavoro con l'azienda siderurgica tarantina. I fatti risalirebbero al periodo in cui Capristo era procuratore a Taranto e Amara consulente legale dell'azienda. Quando era in amministrazione straordinaria, oltre ad Amara risulterebbero indagati nello stesso filone d'inchiesta anche l'avvocato Giacomo Ragno, adesso ai domiciliari, e il poliziotto Filippo Paradiso, anche lui in carcere. E 16 persone sono state arrestate nel Barese dalla Guardia di Finanza per i reati di corruzione relativi a presunte tangenti per appalti al comune di Molfetta. Si tratta di dipendenti comunali e di imprenditori. I fatti contestati risalgono al periodo 2019-2020. Tra gli indagati anche il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini. Complessivamente gli indagati sono 41, dei quali 34 sono persone fisiche e 7 società. In carcere sono finiti l'ex assessore comunale, Lavori Pubblici Mariano Caputo. e L'ex consigliera comunale Anna Sara Castriotta, il funzionario comunale Orazio Lisena e sette tra imprenditori e progettisti. L'inchiesta riguarda gli appalti per i lavori di rifacimento di Piazza Aldomoro, interventi alla sede dell'ex cementeria, lavori stradali e quelli per il servizio di monitoraggio delle acque del porto. Secondo la Procura di Trani, tra il luglio del 2018 e l'agosto del 2020, il Comune avrebbe proceduto indebitamente agli affidamenti diretti senza fare le gare, favorendo imprenditori anziani amici in cambio di denaro e favori. Vendevano cocaina ed eroina in una palazzina popolare trasformata praticamente in market della droga a loco rotondo consegnando le dosi a domicilio in bicicletta e quando i tossicodipendenti non potevano pagare li picchiavano e se non saldavano il debito costringevano i parenti delle vittime a prostituirsi. I carabinieri hanno arrestato sei persone per spaccio di sostanze stupefacenti. In un'occasione portati in caserma dopo essere stati trovati in possesso di droga avrebbero aggredito con... Calci e pugni anche i militari, ferendo lievemente tra i carabinieri. L'inchiesta ha documentato oltre 100 episodi di spaccio, accertando inoltre che i pusher effettuavano trasferte quasi giornaliere a Taranto, dove acquistavano cocaina che successivamente immettevano nella piazza di Locorotondo al costo di euro: 100 al grammo. E a Taranto la Vittorio Veneto lascia il Mar Piccolo, compiendo in modo inglorioso il destino di quella che una volta era stata la nave ammiraglia della Marina Militare Italiana. Un pezzo di storia che se ne va. Alle 4.30 di oggi 8 giugno l'incrociatore Vittorio Veneto è passato dal canale navigabile al rimorchio per iniziare il suo ultimo viaggio verso un cantiere turco che se le ha giudicato per demolirlo. Vedere per l'ultima volta una nave cui molte generazioni di Tarantini erano affezionati fa tristezza, ma anche le navi nascono, vivono e possono morire di vecchiaia. D'altronde il Vittorio Veneto si era cercato di trasformarlo in nave museo negli anni passati senza tuttavia riuscire a realizzare il progetto. Sia per la mancanza di soggetti privati interessati a gestirlo economicamente che per la difficoltà di bonificare l'amianto. Ora il posto di ormeggio alla banchina frigoriferi della stazione Torpediniere resterà vuoto. Presto non ce ne accorgeremo più, anche perché la banchina nascerà a nuova vita a seguito della sua cessione all'autorità portuale alla possibile creazione di un acquario. Qualche nostalgico sugli spalti di Corso Due Mari c'è stato. Dopo tanti anni di onorato servizio, adesso. Uh, andrà a riposarsi e verrà riciclata totalmente. Non è una cosa piacevole perché per Taranto sarebbe potuta essere una nave museo, avrebbe potuto portare eh, turismo e, e quant'altro insomma. Ho anticipato la corsa proprio per assistere alla partenza dell'ultima uscita del Vittorio Veneto. Lei è stato a bordo del Vittorio Veneto? Tre anni. Non ha resistito stamattina a darle l'ultimo saluto? Era una cosa troppo emozionante per non venire. C'è il nodo in gola in questo momento, agli occhi lucidi. Pezzo di vita, gioventù, eravamo ragazzi. Si navigava. La Marina, no? Ecco il momento in cui la Vittorio Veneto ha attraversato per l'ultima volta il canale navigabile. Il farmaco contro l'Alzheimer approvato negli Stati Uniti ha in sé un pezzo di Puglia. Alla sperimentazione ha partecipato un, infatti un luminare barese che lavora nel Salento. C'è anche un pezzo importante di Puglia che ha contribuito attivamente a questa complessa sperimentazione. Lo dice l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco in riferimento all'approvazione da parte della Food and Drug Administration statunitense del farmaco per l'Alzheimer. Si tratta, spiegato Lopalco, di un primo farmaco dopo 20 anni di ricerca che sembra poter aiutare i malati, agendo in modo specifico il contrasto al processo degenerativo della malattia e che non si limita ad aggredire i sintomi della demenza. Non parliamo di dalla malattia, ma certamente di un passo avanti nella giusta direzione. A questa ricerca ha contribuito in maniera determinante l'equipe del professore Giancarlo Logroscino, luminare della neurologia e direttore del Centro Malattie Neurodegenerative di Tricase, centro innovativo di sperimentazione e ricerca. Al professor Logroscino e alla sua equipe vanno i complimenti e l'incoraggiamento dell'intera comunità pugliese. Il professore Logroscino Barese, professore ordinario dell'Ateneo Barese, è uno dei più importanti scienziati italiani e del mondo sulle malattie neurodegenerative. Dopo un trascorso come professore ad Harvard, la più importante università al mondo ha deciso di rientrare e proporre a Trecase il modello di centro avanzato per la diagnosi precoce sulle malattie neurodegenerative. La crescita delle conoscenze, ha aggiunto Lopalco, soprattutto in ambito medico, è sempre stata vettore di sviluppo e oggi forse lo è più che in ogni altro momento della storia. Come amministratore regionale vogliamo fortemente creare in Puglia un ambiente fertile per la ricerca biomedica, per facilitare il lavoro di professionalità di così alto livello. E come di consueto parliamo del bollettino epidemiologico delle ultime 24 ore nella nostra regione per il Covid, 134 i nuovi casi, 17 purtroppo i morti quest'oggi che sono cresciuti rispetto a ieri. Sono stati effettuati 8.302 test, 17.331 sono i casi attualmente positivi e i ricoverati in questo momento sono 372,59 in meno di ieri. Edizione provinciale ben ritrovati, 10 arresti e 6 domiciliari nell'operazione Fantasia al potere, presunti rapporti corruttivi al comune di Molfetta tra amministratori pubblici e imprenditori. Operazione Fantasia al potere al comune di Molfetta, 10 arresti e 6 domiciliari per molteplici ipotesi di corruzione oltre ad altre tipologie di reato. Il caso vede coinvolti tra gli altri l'ex assessore ai lavori pubblici, una consigliera comunale nel frattempo dimessasi dalla carica ed un funzionario comunale, tutti sottoposti alla custodia cautelare in carcere nonché diversi imprenditori. Nel registro degli indagati complessivamente figurano 34 persone fisiche. C'è anche il nome del sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini mattinata su delega della procura della Repubblica di Trani i finanzieri della tenenza di Molfetta e dei reparti dipendenti dal gruppo di Barletta coadiuvati dal comando provinciale di Bari hanno dato esecuzione dell'ordinanza applicativa emessa dal GIP presso il tribunale di Trani delle misure cautelari personali. L'inchiesta avrebbe fatto luce su un sistema corruttivo ben articolato si è detto nella conferenza stampa tenutasi a Barletta per mezzo del quale svariati appalti del comune di Molfetta. Venivano affidati da pubblici ufficiali compiacenti ad una cerchia ristretta di imprenditori in cambio di denaro ed altre utilità, smartphone, computer e lavori privati, anche di poco conto. Una complessa indagine fatta di appostamenti, pedinamenti ed intercettazioni telefoniche ed ambientali, come sarebbe rintracciabile dei video mostrati, l'imprenditore di turno, una volta salito a bordo dell'autovettura del funzionario arrestato senza proferire parola, lasciava la busta con i soldi all'interno del vano portoghese oggetti o nelle mani del medesimo si sarebbe trattato di agevolazioni sugli appalti, affidamenti diretti, spesso spacchettati tra loro. Curioso, hanno spiegato che tali episodi si siano verificati in piena fase di lockdown, quando tutto era chiuso e quando gli uffici pubblici lavoravano in smart working. La pubblicazione di alcuni post critici su un social è stato il punto di partenza. Il ruolo di sentinella che cittadini e media devono svolgere è un ruolo fondamentale per poter contrastare in generale diverse tipologie di reati, in particolar modo i reati contro la pubblica amministrazione. Nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo registrato una positiva reazione, positiva in termini di licità ovviamente, da parte dei pubblici dipendenti anche all'interno dell'amministrazione della giustizia. Questo ha consentito di bloccare Alcune iniziative. In ottemperanza le disposizioni normative sul codice degli appalti sono state così evidenti che ci hanno portato a evidenziare come fossero anche fantasiosi rispetto all'assenza del supporto normativo affinché quelle condotte potevano essere portate a compimento. Droga, dosi in bicicletta e pestaggi, sei arresti nel Barese. L'alloggio di una palazzina popolare veniva utilizzato come centrale spaccio, cessioni durante il coprifuoco. I carabinieri sono stati attirati da un via vai di giovani da una palazzina popolare a Locorotondo e hanno subito capito che c'era un traffico illegale. Così è stato, un appartamento era diventato il market della droga, con consegne anche a domicilio in bicicletta e chi non pagava veniva picchiato. Sei le persone ammanettate per spaccio di sostanze stupefacenti, una fitta rete di pusher molti dei quali imparentati tra loro. Cedevano le dosi anche dopo l'orario del coprifuoco e quando veniva segnalata la presenza delle forze dell'ordine, lo spaccio proseguiva tramite corriere in bicicletta i quali, previo appuntamento, consegnavano le dosi in bar o aree di servizio occultandole durante il tragitto all'interno di mascherine chirurgiche o in bocca. I clienti insolventi venivano minacciati e pestati e quando non riuscivano a pagare costringevano i parenti a prostituirsi per reperire il denaro necessario a sanare il debito. In un'occasione, portati in caserma dopo essere stati trovati in possesso di droga, avrebbero aggredito con calcio e pugni anche i militari, ferendo lievemente tre carabinieri. L'inchiesta ha documentato oltre 100 episodi di spaccio, accertando inoltre che i pusher effettuavano trasferte quasi giornaliere a Taranto, dove acquistavano cocaina che successivamente immettevano nelle piazze di Locorotondo. Al costo di 100 euro al grammo. Durante il blitz sono stati sequestrati 21 grammi di eroina, 14 di ascis. In carcere sono finiti Vito Carparelli, Luca Curigliano, Carlo Nardelli e Vincenzo Sisto, gli altri ai domiciliari. Incidente mortale sulla Mudugno Carbonara. Perdere la vita un ragazzo di 37 anni. Accertamenti in corso da parte della polizia locale. È uscito fuori strada finendo nelle campagne con la sua auto. L'incidente è costato la vita ad un uomo di 37 anni di nazionalità egiziana. La tragedia è avvenuta all'alba sulla strada che collega Carbonara a Modugno. Qualche ora dopo di lui si è accorto un agricoltore che ha subito lanciato l'allarme. Ma quando sul posto sono giunti i soccorsi, per il giovane non c'era nulla da fare, era già morto. La dinamica è ancora tutta da accertare, non sembrano essere coinvolti altri veicoli. Probabilmente l'egiziano avrà perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto reso vicino dalla pioggia. L'incidente è avvenuto all'altezza di una curva, dopo il sottovia della porta 8 dello Stadio San Nicola in direzione Modugno. La zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco e dal personale del 118. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Locale, coordinati dal PM di turno Gaetano De Bari. Tornano le lauree in presenza al Politecnico di Bari, questa mattina la cerimonia di proclamazione, ogni ragazzo ha potuto portare con sé non più di quattro parenti, vediamo come è andata tornano le sedute di laurea in presenza al Politecnico di Bari dopo mesi di restrizione dettate dalla pandemia, come vedete nel piazzale Cherubini posti limitati, maxi schermo per far vedere i grafici della tesi per i ragazzi, eh, tutti distanziati anche eh, i eh, docenti in commissione e così si riparte con le lauree in presenza. La prima laureanda è Chiara De Bartolo, che ha svolto una tesi di laurea in... Dal titolo Analisi della qualità delle acque del porto di Bari. Siamo pronte, finalmente si ritorna in presenza e diciamo anche che nell'atrio è una bella location per le lauree. Chi ti sei portato quest'oggi? Uh, I miei genitori, uh, i miei zii, mio fratello. In realtà avevo programmato di laurearmi a distanza, poi ho saputo diciamo, per le lauree in presenza, quindi ho optato per le lauree in presenza. Bocca al lupo! Uh, grazie, vive il lupo! Vediamo che la tesi è già pronta, è tutto pronto, ci sarà anche una festa per l'ata laurea, hai pensato a qualcosa? Un pranzo, un pranzo ma comunque tranquillo perché ovviamente bisogna essere in un numero limitato. Poi per le feste, insomma, i festeggiamenti è tutto rimandato a quando si potrà, a quando saremo noi giovani tutti, più, cioè, tutti vaccinati, quindi aspettiamo un po'. Che ti sei portato quest'oggi che, che fa il tifo per te? I miei genitori e i miei nonni. Si potevano portare solo quattro persone familiari, quindi ho optato per loro che sono in priorità. Possiamo rivivere questa sensazione anche se in maniera un po' più limitata però. I genitori sono pronti per la laurea in presenza. Molto meglio in presenza che a distanza. La macchinetta è pronta per immortalare il momento. È certo, è per forza. Ci siamo abbastanza emozionati con certo. la nonna. La nonna. Auguri. Grazie. In questo momento per noi è una festa, non è più il, po il Politecnico, poi il tempo ci sta aiutando anche. Progetti per il futuro hai già pensato? Sì, continuare gli, gli studi ancora Politecnico e poi vediamo la carriera, la libera professionista. E siamo i primi laureanti a tornare in presenza dopo questo periodo, quindi è una bella emozione. Quattro persone che hai portato? Beh, la mia famiglia, mia madre, mio padre, mio fratello e la mia ragazza. Purtroppo solo loro si potevano portare. E a casa chi c'è pronto ad aspettarti? Ah, sicuramente stanno i miei nonni, tutti i miei zii e cugini, e sicuramente tutti quanti gli amici. E sicuramente iniziare a lavorare grazie comunque anche alla laurea triennale in ingegneria civile e ambientale, quindi darsi da fare e poi magari specializzarsi e andare avanti con gli studi. In serata offro da bere a qualche amico, però evitando assembramenti. Il Politecnico si è adattato e ha fatto insomma, in pochissimo tempo eh, tutte le attività che hanno permesso di procedere come se nulla diciamo, fosse accaduto dal punto di vista dell'erogazione della didattica, dell'assistenza dell agli studenti. Non ci sono stati ra rallentamenti, gli studenti devo dire hanno sempre... Eh, Insomma, mostrato la loro gratitudine nei confronti per quello che è stato fatto, appunto, da docenti, eh, da tutto quanto il Politecnico. Per loro sarà una giornata in cui vedranno coronato il loro sogno, per noi è una giornata in cui ci ritroviamo insieme con la speranza che sia la prima di tutte quelle insomma, che, che verranno di seguito. Un'altra iniziativa del Politecnico riguarda i maturandi. Sono aperte infatti le iscrizioni per gli studenti delle scuole superiori alle Summer School organizzate dal Politecnico di Bari in collaborazione con Luis Guido Carli. Un'occasione per prepararsi all'università e al lavoro con i corsi estivi in presenza e online del Poliba. Il progetto permette ai futuri maturandi di sostenere con un anno di anticipo il test di ingresso all'università e ai più giovani a partire dal terzultimo anno di scuola superiore di chiarirsi le idee sui corsi di studio più in linea con le proprie attitudini e con i propri interessi tramite classi innovative su materie pensate apposta sulla base di uno studio che riporta i mestieri più richiesti per il decennio 2020-2030. Tutta l'agricoltura è in crisi, non solo il comparto delle ciliegie. Abbiamo ascoltato il presidente di Ancipuglia, Domenico Vitto. Domenico Vitto, sindaco di Polignano, ma anche, soprattutto in questa circostanza, presidente dell'Anci eh, Puglia, una tematica molto scottante che necessita di una soluzione, anche attraverso le istituzioni, in questo caso la Regione Puglia. Beh, oggi c'è il tema della ciliegia, ma quello che bisogna affrontare è proprio il tema dell'agricoltura, un settore che è in crisi ed è andato ancora di più in crisi per via del Covid, perché con i ristoranti, con tutto chiuso, questi prodotti che poi vanno a finire su quelle tavole hanno avuto un momento di grande difficoltà. Oggi per fortuna abbiamo l'assessore Donato Pentassuglia che è un... Uh, un uomo, un assessore molto attivo su queste tematiche, io sono convinto che bisogna affrontarlo tutti insieme questo percorso, perché fare la battaglia, i sindaci, i commercianti e gli agricoltori tutti divisi, non si va da nessuna parte. Bisogna sedersi e creare delle strategie affinché ci si veda tutti i protagonisti per risolvere un problema che oggi è della ciliegia, domani potrebbe essere della patata, poi dell'uva, perché l'agricoltura vive questo eh, grande momento di difficoltà. Presentato il report sulle costruzioni eh, in Puglia, nel 2021 previsti investimenti in crescita ma restano lontani i livelli pre-Covid. E' del 7,6% la crescita stimata degli investimenti per il settore delle costruzioni in Puglia nel 2021 a fronte di un calo del 10,2% nel 2020. È il dato chiave contenuto nel report elaborato dalla Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studiance, presentato da Ance Puglia e dai sindacati regionali del settore. L'incremento non basta recuperare i livelli pre-pandemici raggiunti a fatica dal comparto, reduce da un decennio di crisi che ha causato la scomparsa di 4.000 imprese di Limpuglia, dove oggi operano poco più di 28.000 realtà. Finalmente i dati della Puglia prevederanno comunque un aumento e una ripresa del PIL che arriverà quasi al 9,1% in Puglia, con un aumento occupazionale che abbiamo già constatato pari all'11% in termini di massa salariale, anche dettato da tutto lo studio delle casse edili pugliesi. Questo dimostra che le misure comunque incentivanti stanno dando i loro frutti. Vanno accompagnate inevitabilmente insieme alle misure di recovery found, quindi di next generation, piuttosto che per bonus da un decreto di semplificazione che oggi deve sempre più fare in modo che si atterrino realmente sul territorio con l'apertura dei cantieri. Pesante nel 2020 rispetto al 2019, il Calo in Puglia delle compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo, con la provincia di Lecce Maglia Nera con il meno 9% seguita da Foggia meno 8,5%, Bari e Brindisi, entrambe meno 7,1% e Taranto meno 6,9%. Parliamo adesso di vaccini. Per tutti i piccoli pazienti vulnerabili dai 12 ai 15 anni è possibile effettuare la vaccinazione presso il lab vaccinale dell'unità operativa complessa dell'ospedale d'Avanzo. Parte al Policlinico Riuniti di Foggia la vaccinazione anti-covid-19 degli adolescenti tra 12 e 15 anni in condizioni di estrema vulnerabilità. Nella piena accoglienza della comunicazione del commissario straordinario per l'emergenza covid generale Figliuolo del 3 giugno scorso, dopo aver completato gli elenchi degli adolescenti dai 12 ai 15 anni in condizioni di estrema vulnerabilità, di disabilità grave o affetti da malattia rara, seguiti nei reparti del Policlinico Riuniti di Foggia, si è dato il via alla somministrazione del vaccino. I genitori o i tutori legali dei piccoli pazienti candidati alla vaccinazione anti-Covid-19 vengono contattati direttamente dal personale delle unità operative che li hanno in cura per fissare un appuntamento dedicato presso il poliambulatorio vaccinale dell'unità operativa complesse igiene ospedale d'Avanzo in inviare degli aviatori a Foggia o potranno contattare l'indirizzo mail Malattie rare chiocciola di Foggia.it Indicando i dati aggrafici da e il recapito telefonico del paziente e degli eventuali caregiver. Per procedere alle operazioni di vaccinazione è necessario portare con sé il documento di riconoscimento del genitore e tutore, la tessera sanitaria del minore, la documentazione attestante la patologia e il consenso informato e la scheda anamnestica scaricabili sul sito della Regione Puglia. È possibile e prevista inoltre la vaccinazione contestuale dei conviventi non ancora vaccinati. Salvia da domani in tutti gli hub della provincia di Bari pomeriggi con Janssen è l'iniziativa voluta dalla ASL Barese che per incentivare la campagna vaccinale dà la possibilità ai cittadini con età superiore ai 40 anni di prenotare la somministrazione con singola dose del vaccino Janssen di pomeriggio sarà possibile accedere agli hub solo con prenotazione tramite le farmacie convenzionate con il sistema PharmaCap nelle fasce orarie pomeridiane dalle 16.30 alle 19:00. si dà inoltre la possibilità a chi ha già un appuntamento per il vaccino, di anticipare la somministrazione. La prenotazione è obbligatoria per assicurare un ordinario e regolare svolgimento delle sedute vaccinali. Entra nel vivo il progetto SIPLA, che a Foggia coinvolge circa 300 stranieri. L'obiettivo è promuovere condizioni di regolarità lavorativa e inclusione sociale e sostenibile. Favorire l'emersione sociale di migranti invisibili, spesso confinati nei ghetti di Capitanata, regolarizzandoli e rendendoli autonomi e appetibili sul mercato del lavoro è la strada intrapresa dalla Fondazione Fasano Potenza Onlus, braccio operativo della Caritas, che assieme ad altri enti collocati su tutto il territorio regionale, grazie al progetto Sipla, garantisce un percorso di formazione e sensibilizzazione su temi importanti come quello della legalità e della sicurezza sul lavoro a quei migranti altrimenti schiacciati. dal peso sfruttamento del caporalato. Non soltanto il fatto dello sfruttamento che comunque sia è una, un fenomeno, ma ci sono altre situazioni come mancanza di assistenza sanitaria, mancanza di una residenza, perché molti di questi ragazzi sono invisibili a livello burocratico, non hanno una residenza. Lavoro che poi entra nel vivo con tirocini in aziende, corsi di formazione di lingua italiana e di orientamento al lavoro, nel mezzo anche attività di inclusione sociale come questo torneo di calcetto organizzato con altre parrocchie locali, poco meno di 300 gli stranieri coinvolti su Foggia nel progetto SIPLA, progetto cominciato nel 2020 e che salvo proroghe e rinnovi si chiuderà a dicembre 2021. Ti aiutano per mangiare, per salvare qualcosa di problemi, ti aiutano per i documenti, che tipo di problematiche, di difficoltà hai avuto in passato? Il primo problema di lavoro... Problemi di contratto, problemi di documento. Molti di loro non sono neanche iscritti al centro per l'impiego, non sono neanche a conoscenza di questo ufficio sul territorio. Perché però al giorno d'oggi ci sono ancora stranieri che non accettano aiuto? Mi è stato sempre detto lo so che sono sfruttato, però quella persona mi garantisce uno stipendio. Foggia come si presenta a livello di integrazione e inclusione? L'immigrato viene visto come quello che viene a rubare il lavoro, quello che comunque si fa delinquente. E non è così, quindi diciamo che per l'integrazione c'è ancora molto da lavorare. Restiamo in capitanata a rischio chiusura l'archivio di Stato della provincia di Foggia, il secondo più importante dell'intero Mezzogiorno. Ogni capoluogo di provincia possiede il proprio archivio di Stato che nelle migliaia e migliaia di carteggi e volumi custodisce la memoria storica di un intero territorio. Purtroppo la condizione dell'archivio di Stato di Foggia, che con circa un milione di documenti custoditi è secondo solo a Napoli per ricchezza di materiale nell'intero mezzogiorno, purtroppo è al limite della sopravvivenza. Al momento è in servizio un solo funzionario che funge da direttore, si occupa dell'amministrazione, si divide tra tre sedi, due a Foggia e una a lucera, e concluderà il suo percorso lavorativo all'inizio del 2022. Oltre vi è anche carenza di custodi e assistenti alla fruizione. È risultato un enorme e drammatico problema rappresentato dalla mancanza di personale competente ed esperiente ad indirizzare gli studi e individuare le fonti. Non c'è futuro, non c'è sviluppo per un territorio se non si ha cura e attenzione per il passato. E beh, è verità, lo hanno detto prima di me tanti altri storici, tante persone di cultura. Però pare che questa cosa forse eh, ai nostri, a chi ci governa ancora non è ben arrivata. Infatti la situazione dell'archivio di Stato di Foggia, che eh, è veramente tragica, perché... Praticamente c'è un solo che funge, da, che funge da direttore, da vice direttore, da direttore amministrativo che l'anno prossimo andrà in pensione e quindi corre il rischio questo archivio di restare chiuso. Voi ricercatori che avete bisogno invece di frequentare questi posti eh, vi troverete in difficoltà? Cosa suggerite, cosa proponete, cosa avete fatto? E noi assieme ad alcuni enti e istituzioni culturali del nostro territorio abbiamo provato a sollecitare un po' il problema gettando una pietra nello stagno. Abbiamo inviato una petizione al Ministero dei Beni Culturali e alla Direzione Generale degli Archivi che ci hanno risposto garantendoci la presenza di almeno un archivista qui, delle lettere al ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta, al Presidente Draghi e al Presidente Mattarella, ma ancora non abbiamo ricevuto risposte. Ci speriamo. Torniamo nel Barese, presentato il progetto Le Fiabe nel giardino condiviso della scuola Collodi a Palese, un asilo costruito su un suolo comunale. <silence> Nasce a Palese, quartiere di Bari, il progetto Le Fiabe. Nel giardino condiviso dalla scuola Collodi, gli assessori alle politiche educative giovanili Paola Romano e ai lavori pubblici Giuseppe Galasso hanno presentato assieme al presidente del Municipio 5 Vincenzo Brandi e ai tecnici comunali il nuovo progetto. Si tratta di un asilo nido che sorgirà su un suolo di proprietà comunale nei pressi di via Minervino, un'iniziativa realizzata in collaborazione con il 27 Circolo Didattico Bari Palese e il Comitato di quartiere Palese Zona Civile. 167. dei lavori per un importo pari a circa 2 milioni e 500 mila euro che abbiamo candidato al bando ministeriale Proprio per sostenere la nascita di nuovi asili nido. Potrà accogliere la struttura a circa 60 bambini, tutti quanti dai 3 mesi ai 3 anni. Con questa struttura, ehm, anche questo quartiere, che è attualmente sprovvisto, avrà il proprio servizio asilo nido e completerà l'offerta scolastica, avendo sia un asilo nido, scuole dell'infanzia, elementare e media. Non si fermano le attenzioni dell'amministrazione comunale nella zona 167 di Palese. Dopo aver effettuato una riqualificazione stradale importante in corrispondenza dell'intersezione tra via Minervino e via del Turco, abbiamo anche presentato una candidatura importante per un nuovo plesso scolastico, un asilo nido con tre sezioni che completa l'offerta scolastica in questa zona. Insomma, è un quartiere molto periferico, molto lontano dal centro cittadino, ma le attenzioni sono tante. Le condizioni e la qualità della vita e i servizi che l'amministrazione sta portando in quest'area sono veramente di primissimo ordine. E adesso diamo una buona notizia che riguarda il Gargano: boom di prenotazioni. Bene a giugno, luglio, soprattutto a settembre, ma ovviamente riflettori puntati sul mese di agosto, stagione in base alle previsioni che sarà migliore addirittura eh, di quella pre-Covid, quella del 2019. Sentiamo. Il picco di turisti sarà in agosto, bene anche giugno e luglio con un indice di riempimento delle strutture che va dal 40 all'80%, una previsione più che positiva condotta a numeri alla mano dal consorzio Gargano OK insieme di strutture ricettive con una variegata offerta che vanno da mattinata a rodi. I dati sono inequivocabili, dicono la stagione turistica 2021 non solo supererà per arrivi e presenze quella del 2020, ma sarà migliore anche di quella pre-Covid del 2019, ma il dato più sorprendente ha spiegato Bruno Zangardi, presidente del consorzio è quello di settembre, con una media di pernottamenti che supera di quasi tre volte quella dello scorso anno. Questo significa, ha detto, che avremo una stagione turistica con numeri di assoluto rilievo lungo tutti e quattro i mesi più importanti. È un risultato storico, per certi versi, perché segna un miglioramento anche rispetto ai livelli pre-Covid. E non solo conferma la nostra attrattività, ma la rilancia e la consolida. Ha continuato, offrendoci l'opportunità epocale di porre le basi per quella destagionalizzazione di cui si parla da anni e che nel 2021, grazie anche alla riproposizione del bonus vacanze, essere finalmente centrata, almeno per quanto riguarda l'omogeneità e la distribuzione delle presenze fino a tutto settembre. Spazi più ampi organizzati, le richieste prioritarie dei vacanzieri che temono assembramenti, cosa che non manca certo sul Gargano, che può vantare spiagge tra le più grandi d'Italia. Salvo il finanziamento da 15 milioni di euro per la riqualificazione della costa di Barletta, Trani, Bisceglie e Margherita di Savoia. Sentiamo. E Salvo il finanziamento da 15 milioni di euro per la riqualificazione costiera dei comuni della provincia di Barletta Andrea Trani. A darne notizia il presidente del gruppo regionale Pd Filippo Caracciolo. A seguito dell'incontro tra i rappresentanti della regione, i comuni interessati di Barletta Trani Biscegli e Margherita di Savoia ed il Ministero dell'Ambiente. L'incontro sollecitato dallo stesso consigliere ha portato all'azzeramento di tutte le criticità stratificate nel tempo. Si potrà così procedere con la riscrittura del disciplinare per la realizzazione degli interventi nei vari comuni i comuni di Barretta, Trani, Bicegli e Margherita di Savoia, prosegue il consigliere regionale, si sono impegnati ad inviare nel più breve tempo possibile alla Regione le relazioni sia sul proprio stato di progettazione che sulle opere cantierizzate. Tali relazioni dovranno contenere il nuovo cronoprogramma e costituiranno parte integrante del nuovo addendum che il Ministero si è impegnato a riscrivere con la Regione entro il 15 luglio. Il corretto utilizzo dei 15 milioni di euro a disposizione dei comuni costieri della provincia, conclude Caracciolo, porterà alla realizzazione di opere utili alla crescita turistico-ambientale del territorio, con la risoluzione di problemi annosi, come ad esempio quelli relativi al canale H e al collettore D, oltre all'erosione costiera della Litoneana di Levante a Barletta. I carabinieri di Bari Centro hanno rinvenuto un vero e proprio deposito di droga all'interno di un condominio del quartiere Iapigia i militari insospettiti da un forte odore tra il piano seminterrato e il primo piano di un appartamento in uso ad una persona sottoposta ai domiciliari hanno effettuato una perquisizione spezionando la tromba della scala e dopo un accurato controllo hanno rinvenuto 3,3 kg di marijuana 1,6 di hashish e 54 g di cocaina inoltre nel nascondiglio è stato trovato anche materiale per il confezionamento della droga, una pistola semiautomatica calibro 7.65 con 14 cartucce. Firmato a Bari un accordo per rafforzare le attività di ricerca e soccorso con l'ausilio di tecnologia satellitare tra l'Italia e la Commissione europea. La firma è avvenuta in occasione della visita della stazione satellitare italiana COSPAS SARSAT, gestita dal personale della Capitaneria di Porto, di Luigi D'Angelo, direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del Dipartimento nazionale di protezione civile. Questo consentirà di avere in tempo reale la disponibilità di una grande quantità di informazioni nel caso di attivazione dei trasmettitori di emergenza in dotazione a mezzi navali aerei e terrestri italiani e non in Puglia sono 5.172 le cattedre vacanti per il prossimo anno scolastico di cui 1.195 sul sostegno a dirlo il segretario generale della Will Scuola Puglia Gianni Verga che aggiunge con le modalità di assunzione prevista nel decreto sostegno bis chi non ha tenuto fede alle nostre richieste, considerato il numero di aspiranti presenti nelle graduatorie, non si riusciranno a coprire tutti i posti vacanti. Le cattedre vacanti sono 1768, di cui 439 di sostegno in provincia di Bari e Bat. E con le brevi chiudiamo la nostra informazione, arrivederci.